un gruppo di persone che non aspetta gli eventi, ma un gruppo di persone, qui rubo una frase non mia, che fa accadere le cose. Sono Marzio Cecchi, mi occupo ormai da diversi anni della supply chain, un termine forse un po' ambiguo, ma che in sostanza comprende molti aspetti della vita aziendale, dall'approvvigionamento di materie prime, alla programmazione della produzione, alla gestione dei magazzini, fino alle spedizioni verso i nostri innumerevoli clienti. Abbiamo sedi sostanzialmente in tutti i continenti e la nostra supply chain si basa su un importante centro di produzione e distribuzione in Italia, qui a Civitanova Marche, ma tutti i nostri siti hanno poi una importante capacità di rilavorazione dei materiali. In questo modo riusciamo sempre a dare un vero servizio local for local ai nostri clienti. Aggiungo solo due aspetti molto importanti per la nostra supply chain, a volte sottovalutati. Un aspetto normativo che riguarda sia l'etichettatura per ogni nazione, ma anche i requisiti doganali e non ultimi anche eventuali vincoli alle esportazioni. L'altro aspetto che ritengo importante è che questa supply chain globale ci ha portato ormai a interagire con tantissime culture diverse. Questo è sempre uno stimolo per noi, è stato uno stimolo, pur con uno sforzo indubbio che molti di noi hanno dovuto fare. Noi in ICA da sempre abbiamo posto la massima attenzione al servizio per qualsiasi cliente. Questo lo facciamo da sempre, è nel nostro DNA. E lo facciamo guardando anche i dettagli, quindi non solo il prodotto finito di altissima qualità, ma anche la modalità di imballaggio, la modalità di etichettatura, i tempi di consegna sempre specifici per ogni cliente. E questo sappiamo, l'abbiamo visto ormai, che il mercato, pur globale, sta andando sempre più in questa direzione, ormai da anni. Questa per noi è una grande opportunità, ma proprio perché noi ce l'abbiamo nel DNA, ce l'abbiamo nel sangue, quindi non è uno sforzo, ma è qualcosa che ci viene naturale. La digital transformation ha avuto un impatto importante e noi in ICA da molti anni siamo dotati di un sistema informativo all'avanguardia che ci consente di avere dati in tempo reale da tutti i nostri siti produttivi e da tutti i nostri punti di stoccaggio. Negli ultimi anni questo, che è stata una nostra caratteristica da sempre, è stata ancora più accentuata. E per arrivare sempre più verso il cliente, verso sia un cliente che possa essere un utilizzatore finale che un distributore. E questo traguardare verso il cliente ci ha portato a sviluppare degli strumenti sempre più flessibili, in particolare delle app, grazie ai quali i clienti possono verificare la disponibilità dei prodotti, consultare e avere informazioni sullo stato degli ordini e ultimamente anche effettuare degli ordini. In particolare quest'ultima opzione ci ha consentito di avere riscontri molto positivi dai clienti che l'hanno utilizzata e questo ci spinge e ci spingerà ad investire ulteriormente in questo campo nei prossimi mesi. Dovremo mettere in gioco tutta la nostra capacità di reagire con velocità, di adattarci, probabilmente anche di cambiare. Qui quella che mi sembra la sfida più importante che ci aspetta e la più difficile, visti i ritmi sempre molto intensi che il lavoro e la vita in generale ci impongono, ed è la sfida di tenere sempre alta l'attenzione verso le persone. Ascoltare, capire, condividere, magari anche aprirsi, restano gli strumenti unici, secondo me, che ci consentiranno di avere una squadra coesa, un gruppo di persone che non aspetta gli eventi, ma un gruppo di persone, qui rubo una frase non mia, che fa accadere le cose.
La cosa che mi entusiasma è che ogni giorno, pur con le mille difficoltà, pur con le mille situazioni sempre diverse ma sempre complicate, ogni giorno quando io torno a casa, ma spero anche i miei colleghi, sappiamo di aver fatto qualcosina in più, un piccolo passettino ogni giorno. Il ricordo, ne dico uno solo, che, come dire, che mi emoziona sempre, è il ricordo del signor Claudio, che nel periodo in cui c'è stato una forte difficoltà, io ero entrato da pochissimo qui in ICA, insomma il signor Claudio, il fondatore dell'azienda, che correva a destra e a sinistra, dava istruzioni a tutti e che dava la forza a tutti in un momento difficile di andare avanti e di credere nella ICA e in questa azienda.